Carmine Pinto, ben arrivato a Capua per il Capo il Luogo della Lingua Festival con un libro, Il Brigante e il Generale, la guerra di Carmine Crocco e Emilio Pallavicini di Priola. Un racconto, un libro che approfondisce un momento storico che possiamo definire epico? È un pezzo della storia d'Italia, anzi. È un tentativo di raccontare l'invenzione della nazione attraverso dei personaggi che in un qualche modo ne hanno interpretato una figura fondativa e dall'altro lato un tentativo di fermarla. Il generale è un uomo del primo esercito italiano, cioè quello che in un qualche modo fu cofondatore del nuovo Stato. Il brigante appartiene all'ultimo tentativo di fermare questo stesso Stato, in questo caso da parte del partito borbonico. Sì, dal mio punto di vista è una storia epica perché ci racconta un mondo lontano, pieno di luci, di colori, di volti cupi e di tragedia, ma anche di coraggio, di eroismo e di passioni. È un pezzo del grande palcoscenico della fondazione della nazione italiana. Io innanzitutto voglio raccontare quella storia, mi piace l'idea che possa piacere la narrazione, che possa offrire dei racconti magari stimolanti, far vedere dei luoghi, dei posti, delle carte, dei personaggi, delle memorie. Non so se può servire a capire la storia di oggi, mi piace l'idea che però serva al racconto del passato. In alcune pagine ritroviamo la nostra provincia, da Capua, Caserta, terra di lavoro. È passata di qui la storia. Quanta storia può ancora raccontare questa terra? Beh, di storie ce ne sono tantissime, come ogni pezzo del nostro paese che ha un carico di stratificazioni, di immagini, di ricordi, di pietre che ci parlano. Quante ne potrò raccontare all'infinito? Perché il passato è quello che noi scegliamo di esplorare, è quello che noi scegliamo di ricostruire, questo è quello che inventiamo, molto spesso è quello che vogliamo. Quindi le risposte non cesseranno mai di essere disponibili fino a quando noi decidiamo che dobbiamo cercarle. Carmine, tu sei qui ospite di un festival che quest'anno compie 18 anni, il Capo e il Luogo della Lingua, che radica in un momento storico importante quello che ha dato i natali alla nostra lingua, la lingua italiana in virtù del Placido Capuano. Quanto quella pagina, a tuo avviso, da storico, potrebbe ancora essere raccontata e avere un ulteriore valore aggiunto per la nostra cultura? Ma io penso che queste occasioni sono straordinariamente positive a prescindere, nel senso che noi viviamo una fase di grande vitalità culturale. Io non riesco a vedere un momento della nostra storia in cui ci sono stati tanti e tanti e tanti investimenti nel campo della cultura, a livello locale, a livello pubblico, a livello privato, a livello di iniziative. Innanzitutto questo non è una cosa da poco. 20 o 30 o 40 anni fa tutto questo non esisteva, mezzo secolo fa non ne parliamo proprio, non stiamo parlando di un secolo fa. Cioè all'interno di questo è evidente che queste cose continuano a parlarci in maniera potentissima, ma siamo noi che lo vogliamo, non è il passato, ecco, non è il Placido Capuano che ci dice una cosa in più, ma siamo noi che lo facciamo parlare perché abbiamo più voglia, più energia, più passione, più disponibilità, più risorse, per fare in modo che questa storia ci parla e ci dice anche più di quello che magari vuole dire perché lo vogliamo noi.